Buongiorno a tutti, eccoci ben ritrovati su Lori Stratos 157 e oggi vi faccio vedere una cosa nuova. Ecco qua, abbiamo in primo piano un bellissimo amplificatore stereo della Marantz di modello PM, fa di modello PM310. È un amplificatore tipo il Technics, solo che il Technics mi hanno detto che è veramente ottimo se lo usavo solo per fare i test. È un peccato e quindi ho deciso di tenerlo soltanto per sentirmi la musica. E questo amplificatore qua è un amplificatore che minimo supporta 8 ohm, quindi quelli da 4 ohm non si possono collegare, o meno di 8 ohm, quindi neanche quelli da 6 o quelli di meno, e massimo può sparare 40 watt per canale, quindi in complesso 80 watt, mentre il Technics è molto più potente, 100 watt. Se alzo il volume a 2 è solo un quintuple della sua forza, cioè è solo un quinto della sua forza, scusate. Andiamo a ispezionarlo tutto. Dunque lì, come potete vedere, c'è il tasto power, il tasto accensione, infatti acceso, spento. Poi qua c'è la presa cuffie che non ci serveva proprio a niente. Poi qua c'è i toni bassi e alti. Ho visto che in altri modelli della Marantz, tipo questo, c'erano anche i medi. Però i medi servono a poco, perché intanto... Poi qua c'è il tasto loudness, che definisce meglio il suono, a più bassi. L'input selector. La rotellina del balance per far sentire il suono da una cassa o dall'altra, la lasciamo su right perché c'è solo uno speaker, e poi qua c'è il volume. La cosa particolare di questa rotellina del volume è che non ci sono i soliti 1, 2, 3, 4, 5 come sul Technics, però ci sono i decibel che toglie dall'amplificatore. Qua purtroppo non va oltre i 4. Deve essere proprio da dentro. Comunque, poi lo porterò ad aggiustare, ma tanto non alzeremo mai così tanto il volume. Forse è solo posizionata male, poi vedrò. Andiamo a vedere come è strutturato dietro. Ah, non ho detto una cosa importantissima, che questo amplificatore qua, a differenza del Technics, può supportare benissimo anche la memoria digitale. Infatti ci ho collegato il telefonino. Anche il Texas ha la presa AUX, però se gli collego il telefonino, il tablet o il computer non suona, perché è più vecchio di questo, quindi questo era già digitale. Poi qua c'ha le prese per gli altoparlanti, è un due canali, infatti il cavo d'accensione che è stato sostituito, infatti io l'ho sostituito io perché l'originale era stato tagliato. Poi qua c'ha le prese per il registratore, il giradischi, il sintonizzatore, l'AUX e una piastra cassette. Qua c'ha il selector del voltaggio delle prese. Le nostre prese sono 220 volt, quindi va bene così. E adesso, signore e signori, lo andremo ad accendere. Io ho collegato questo bufferino qua che avete già visto in un altro video, perché il test l'ho già fatto, e partiamo la musica. Andiamo ad alzare il volume. Vedete qua che le luci vanno su e giù. Vuol dire che sto dando, se lampeggiano le luci di 5 watt, vuol dire che gli sto dando circa 5 watt per canale. Adesso mettiamo. Poi qua c'ha i bassi e gli alti, c'è l'audio, adesso lo attiviamo e il suono si sente peggio. Poi attiviamo lo speakerino più bassi, disattivato, attivato, disattivato. Poi aumentiamo gli alti. Degli ottimi alti e possiamo anche aumentare i bassi, bassi al massimo, bassi al minimo, ecco.
fa muovere benissimo, questo è solo un terzo della sua forza, più o meno. Mettiamo l'audios. Fa muovere benissimo questo speaker da outcome, infatti. Vabbò, questo è il nostro amplificatore. Possiamo provarci tutte le casse che vanno da 8 ohm in su, quindi anche quelle da 25 ohm, che non potevo provare col Technics perché è massimo 16 ohm. Grazie mille per aver visto questo video, ai prossimi, arrivederci e buona vita a tutti.